Questo numero di Vita Trentina che è stato realizzato completamente in smart working, e di questo ringrazio i colleghi, soprattutto i grafici, affronta i temi del primo maggio, un primo maggio senza lavoro. Ripartire senza lavoro cosa significa? Abbiamo capito che questa emergenza sanitaria porta con sé anche un'emergenza occupazionale. Cerchiamo di dare alcune indicazioni di prospettiva per un'economia nuova all'insegna della sostenibilità. Una risposta concreta la indichiamo nel servizio di apertura con questa realtà delle mascherine made in Trentino, una decina di aziende che hanno fatto rete per produrre insieme questi dispositivi di cui avremo grande bisogno. In questo numero trovate poi sei testimonianze di persone che sono guarite, cosa raccontano di riconoscenza, di amore alla vita, al risveglio dopo il lungo periodo di sedazione. E poi un ricordo fotografico della città con le strade vuote, mai così vuote, speriamo, e il consueto aggiornamento sulla situazione delle riaperture. Hanno riaperto anche le chiese con la riflessione del nostro arcivescovo. In questi giorni ricordiamo anche i 25 anni della visita di Giovanni Paolo II a Trento, un evento storico. Abbiamo invitato i nostri lettori, molti lo hanno fatto, a intervenire con i loro ricordi, i loro c'ero anch'io nella nostra pagina Facebook e nel nostro sito al quale vi rimandiamo. Con questo, buona settimana.